Taxi! Wow! Quarta puntata di Radio Speaker News condotta da Moco dal YK Studio. Buongiorno. Ci sono tantissime notizie come al solito su radiospeaker.it. Ci sono delle notizie riguardo concorsi radiofonici. Ci sono molte curiosità, ma prima la novità di oggi. La maglia di Radio Speaker, figata. Tiro su un po' le maniche. Per tutti gli speaker che conducono programmi, documentari, reportage inerenti al mondo del lavoro, c'è un concorso fatto apposta per voi. Si chiama Premio Marco Rossi. Il concorso è aperto a tutti, non ci sono né limiti di età né limiti di nazionalità. E per iscriversi ci sono le indicazioni proprio su radiospeaker.it. A proposito di concorsi, Dimensione Suono Roma ha concluso la prima parte di Speaker Factory, che è questo concorso dove hanno partecipato a fine ottobre del 2014 più o meno 200 candidati, e da questi 200 hanno tirato fuori 12 finalisti. Da questi 12 finalisti poi ci saranno i tre ultimi finalisti, e da questi tre ultimi finalisti ci sarà il vincitore, che avrà un contratto con Dimensione Suono Roma. Complimenti quindi ai 12 finalisti di Speaker Factory. Ma non l'avevi fatto anche tu? Beh sì. E non sei stato preso? Non sono stato preso. Un altro concorso interessante, l'abbiamo già accennato, però c'è un nuovo articolo che ti spiega nel dettaglio un po' come si svolgerà la giornata. È il Web Radio Festival, organizzato da radiospeaker.it, che offre la possibilità di un incontro generale a Roma il 14 giugno 2015 tra gli speaker e chi lavora nel mondo radiofonico. Nell'articolo c'è scritto tutto nel dettaglio. La cosa importante è che sono ancora aperte le iscrizioni fino al 31 di maggio. Siamo in un momento in cui ci sono tantissimi concorsi radiofonici. È il momento di farsi sotto. Bam. Finita oggi la quarta puntata di Radio Speaker News condotta da Moco, che sono io alla fine, cioè non è che c'è qualcun altro. Un saluto a tutti, in bocca al lupo per tutto quello che state facendo. Ciao 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 ciao.